Live Social. Bentornati amici di Live Social, siamo qui per proseguire con la nostra rubrica di interviste e storie. Oggi lo faremo in compagnia del podologo e posturologo Antonio Pacini, ma prima di cominciare vi ricordo gli hashtag al quale potrete cercarci, ovvero hashtag interviste ed hashtag storie. Mi raccomando inoltre di lasciare un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, precisamente alla pagina Live Social Radio. Non ci resta che cominciare questa nostra interessante e piacevole intervista. Salve Antonio. Salve a tutti, buongiorno. Allora Antonio, ci parli di lei. Lei per l'appunto è un podologo e posturologo, ci faccia una breve presentazione di sé, dicendoci ovviamente di cosa si occupa nello specifico. Certo, sono il dottor Antonio Pacilio, sono un podologo e posturologo con master in osteopatia clinica, sono un docente universitario in varie università, tra cui la Federico II a Napoli, l'Università di Bari Aldo Moro, l'Università di Palermo e a breve anche l'Università di Cagliari, e sono direttore scientifico del mio centro di podologia e di posturologia, che prende proprio il mio nome, quindi Centro Podologico Pacilio del professor dottor Antonio Pacilio a San Giorgio a Cremano. Benissimo dottore, quindi non ci resta che cominciare a trattare subito dell'argomento importante della postura. Esaminiamo un po' a carattere aspetti generali ciò che comprende effettivamente una sana e corretta postura, quali possono essere le tipologie magari di problematiche relative ad essa, ma anche ovviamente quali possono essere le risoluzioni. Assolutamente, iniziamo col dire che il concetto di prevenzione è fondamentale. Iniziamo subito col dire che la postura è la posizione del corpo nello spazio e la relazione spaziale tra i segmenti scheletrici, il cui fine ultimo è il mantenimento dell'equilibrio, e a cui concorrono numerosi fattori che sono neurofisiologici, quindi neurobiomeccanici, emozionali e anche ambientali, legati anche all'evoluzione della specie. Per cui bisogna fare innanzitutto curarsi dal punto di vista posturale, ma fare soprattutto prevenzione. E questo lo sottolineiamo sempre nel concetto che soprattutto piede e postura hanno una correlazione importantissima attraverso le catene muscolari. Ecco, quindi collegando per l'appunto questi due aspetti, quello del settore della posturologia e quello della podologia, ovviamente essendo lei un esperto dottore nel settore, ci dica un po' come effettivamente essi, diciamo tra virgolette, collaborano, ovvero vengono messi sullo stesso piano e come influiscono l'un l'altro. Assolutamente sì. Allora partiamo con un esempio molto semplice. Un paziente che presenta ad esempio un piede piatto valgo presenterà anche un ginocchio valgo. Questa alterazione a carico dell'arto inferiore instaurerà un'antiversione del bacino, un aumento dell'iperlordosi lombare e di conseguenza un aumento anche della gola sacrale, da qui magari una lombalgia frequente, una magari coxalgia, una gonalgia, quindi dolore all'anca, al ginocchio, alla schiena o allo stesso piede, proprio perché la problematica legata ad un cattivo appoggio del piede tende a, attraverso le catene muscolari di cui parlavamo prima, ad indurre una serie di modificazioni e quindi a una posizione antalgico-compensativa che nel tempo darà appunto vita a delle patologie, quindi a dolore in alcune zone del corpo. La prevenzione è davvero molto importante, come abbiamo accennato poco fa, quindi effettivamente, oltre a rivolgersi ad una figura professionale importante come la sua, come si può effettivamente impostare una sana e corretta posturologia? Sì, assolutamente. Diciamo che sicuramente sedersi correttamente, adeguarsi nell'utilizzo delle calzature giuste quando deambuliamo e quindi quando andiamo al lavoro, anziché quando facciamo sport, sicuramente già iniziare a darci dei primi segni positivi per evitare problematiche dolorose a carico mio-artro legamentoso, quindi a carico delle articolazioni, tendini e muscoli o dei legamenti stessi. E quindi sicuramente anche il concetto di prevenzione è fondamentale e va giusto ribadito ai pazienti che anche un controllo all'anno, qualora non vi siano dolori, non vi siano delle alterazioni conclamate, è sicuramente importante per evitare tutta una serie di scompensi a carico delle articolazioni e dei muscoli e quindi di conseguenza evitare dolori, ma soprattutto vivere qualitativamente una vita migliore. Quali sono ad esempio invece in ambito podologico le problematiche più diffuse e di conseguenza le risoluzioni diciamo più pratiche? Assolutamente, molte di queste sono associate ad un piede piatto, quindi ad un piede che c'è eccessivamente all'interno, o magari ad un piede cavo, quindi quando c'è un'accentuazione dell'arco plantare, o a patologie molto frequenti come ad esempio la luce valgo, di cui molte donne soffrono, le metatarsalgie, quindi al dolore localizzato nella zona avampodalica a livello di una o più teste metatarsali, quindi quel dolore, quel fastidio eccessivo che molte donne, ma anche molti uomini, molti sportivi hanno quando magari
sollecitano eccessivamente la parte anteriore del piede, e questo sempre a causa di uno scorretto appoggio del piede, molto spesso legato anche a una postura scorretta del corpo. Bene dottore, passiamo alla condivisione dei contatti. Il numero di telefono è lo 081 275 021, l'indirizzo via Margherita di Savoia 25 in zona San Giorgio a Cremano, la pagina Facebook Centro Podologico Pacilio del dottor A. Pacilio, il sito web centropodologicopacilio.it, il profilo Instagram Centro Podologico Pacilio, l'indirizzo mail di riferimento dottpacilio@libero.it. Dottore, è stato un piacere averla con noi, vuole lasciare un saluto e un ringraziamento prima di salutarci? Assolutamente sì, vi ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie a voi per l'invito, e il concetto prevenzione e cura è fondamentale. Grazie mille dottore, alla prossima. A voi, alla prossima. Live Social.